Sta male. Atreus. Devi portarlo da Freya, presto. Non c'è altro modo. In barca, Freya non è lontana. Fratello, Odino ti osserva. Special cieco per lui. È la destinazione perfetta e solo lei può curarlo. Cosa ti sta succedendo? L'ho già visto nei mortali. Un conflitto della mente che si manifesta come malattia corporea. Mai visto in un dio. Ma un dio che crede di essere mortale? Non oso pensarci. Ci siamo quasi. Il serpente. Grave, sbrighiamoci. Freya! Apri la porta! Ci serve il tuo aiuto! Donna, mi senti? È urgente! Sono sempre una dea, vattene via! Il ragazzo sta male! Freya! È malato. Entrate. Questa non è una normale malattia. La vera natura del ragazzo, la tua natura, si agita dentro di lui. Così è colpa mia. Mi aiuterai? Certo. C'è un raro ingrediente che si trova solo a Elaim, il guardiano del ponte dei dannati. Mi serve il suo cuore. Il regno dei morti, lo conosci? No, non questo. È una terra dal cielo implacabile. Nessun fuoco può ardervi, nessuna magia in tutti i 9 regni può sprigionarvi una fiamma e contro i morti. La tua ascia di ghiaccio sarà inutile. Dovrei trovare un'altra arma. Dovrò tornare a casa. A un passato che avevo giurato di seppellire per sempre. Chi eri prima non ha importanza.
Il ragazzo non è il tuo passato, è tuo figlio. E ha bisogno di suo. Questa runa apre il ponte verso Elaine. Quando ci sarai, non dovrai in nessuna circostanza attraversare il ponte dei dannati. Da lì non si torna, hai capito? Ragazzo! Emily! Devi far presto. Un sentiero nel giardino, porta la mia barca, prendila. Torna a casa, ritrova il tuo passato, fa ciò che devi. Ma portami il cuore del guardiano del ponte e tuo figlio potrà sopravvivere. Ora. Freya, l'ultima volta io sono stato... No. Fai bene a dubitare della parola di un dio. Non devi giustificarti. Non con me, non per questo. Con me sarà sicuro. È la promessa di una madre. Proprio a Helheim. Tutto bene? Farò ciò che devo. Lasciami in pace.
Attento a sinistra! Non c'è luogo dove puoi nasconderti, Spartano. Potrai mettere tutta la distanza che vorrai tra te e la verità. Ma non cambierà nulla. Fingi pure di essere quello che non sei. Maestro. Marito. Padre. Ma c'è una verità ineluttabile a cui non potrai mai sfuggire. Tu non puoi cambiare. Lo so. Ma non sono il tuo mostro, non più. Yeah!
Caroline. Da qui vedo una porta per il regno tra i regni, per giunta nel tuo giardino. Prendi la scorciatoia per il tempio del viaggio tra i regni, poi vai a Helheim. Sono certo che prima non ti stavi riferendo a me. C'è qualche altra cosa che vorresti confidarmi, fratello? Ti assicuro che sono insuperabile nel mantenere segreti. Beh, sai dove trovarmi. E per la cronaca avevo già capito che eravate greci. Atena era palese. Puzzi di magia straniera! Dolce nanna degli inferi, che cosa sono quelle? Non ne ho mai viste di simili. Saranno un'eredità di famiglia. No. E non lo saranno mai. Amico, mio fratello e io abbiamo creato il Mjolnir per il grande idiota. So riconoscere la qualità. E queste... queste sono speciali. Ehi, dov'è il piccoletto? Si è ammalato. No. Che è accaduto? Gli Aesir? No. La colpa è mia. Ed è mia responsabilità rimediare. Già. Dobbiamo tutti assumerci le nostre responsabilità, eh? Che posso fare per aiutarlo? Io so fare tante cose. Vuoi che io venga con te? No. Il tuo lavoro qui è sufficiente. D'accordo. Allora dove te ne vai così di fretta? Nel regno dei morti. Helheim? Cavolo, allora è una cosa seria. Ti terrò d'occhio. Non ti preoccupare, i ragazzi sono tosti. Alla sua età mi sono mozzato la testa. E ora non sto così male. Freya ti ha dato la runa del viaggio per Helheim, deve essere sbloccata sul tavolo.